Random celebra il compleanno di un grandissimo artista, dalle doti strabilianti, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Lo facciamo con un collegamento importante, con un nostro amico e un grande docente di storia dell'arte dell'Università di Malta. E proprio dall'isola di Malta è con noi in collegamento il professore Kit Shiberas, subito dopo la sigla. Bene, do il benvenuto al nostro ospite, il professore Kit Shiberas. Ciao Kit! Ciao, ciao, come Come stai? stai? Ciao Ludovico. Sto Come bene, va? sì, stiamo bene qua. Appunto, ricordo che tu sei collegato da Malta, perché tu vivi a Grazie. Malta anche se giri il mondo, perché sei un grande studioso e un importante curatore di mostre internazionali. E proprio per questo oggi ho il piacere e l'onore di farmi una chiacchierata e di far sentire ai nostri amici collegati sia sulle pagine Facebook sia sul canale YouTube quello che è il nostro modo di dire buon compleanno Caravaggio che oggi appunto questi giorni ha fatto 450 anni, quindi un ragazzino, giusto, Kit? Esattamente, no? Senti, tu Insomma, è una cosa ovviamente bella anche, no? Questa è molto bella perché dico, credo che sia forse il, come dire, un pregio soltanto dei grandissimi nomi essere ricordati per tutti questi anni, Esatto. malgrado lui sia stato, come dire, tacciato per artista ribelle, per eretico indecente, come abbiamo intitolato questo incontro. Bistrattato perché molte opere sono state rifiutate, giusto? Esatto. Quello che ha fatto lui l'hanno fatto in pochi. Appunto, quindi questa è una cosa stupenda. E poi dico, tu sei stato ovviamente tra gli studiosi nel mondo, quello che lo ha veramente studiato anche nel suo contesto, perché tu sei un esperto proprio del Seicento, quindi abbracci proprio tutto quello che sono anche i suoi coevi, giusto, Kit? Sì, esattamente, ma siamo in tanti, no, che lo Va studiamo, non bene, va solo io, ma bene. insomma, diciamo che mi fa piacere che dici queste belle cose su di me. Diciamole, Tanto diciamole. piacere. Ecco, infatti. Senti, per entrare proprio nel vivo del nostro caro Michelangelo, che lì a Malta è stato anche insignito del titolo di cavaliere. Esatto. Raccontaci un pochettino questa storia, perché c'è una situazione anche anomala per una bolla papale, vero? Sì, guarda, Ludovico, come hai detto tu, no? Ti do del tuo o No, Kit. come hai detto tu, cioè, abbiamo di fronte un caso straordinario, no? Un caso unico quasi quasi nella storia dell'arte, ma anche nella storia dell'ordine dei Cavalieri di San Giovanni, cioè che si dà un cavalierato onorifico, perché gli hanno dato il cavalierato d'obbedienza magistrale, per spiegare un po', i cavalieri, diciamo, propri erano cavalieri di giustizia, allora di ranco più alto. Poi c'era il cavaliere di grazia, poi c'era il ranco onorifico, ma di solito questo cavalierato d'obbedienza magistrale si dava a guerrieri, no? A persone che erano nel contesto militare, e era molto stretto, non è che si davano una ventina all'anno, ma c'era un numero chiuso, non potevano essere in vita più di 8. E la cosa più straordinaria è che il Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri, 4 anni prima della venuta di Caravaggio, ha proprio abolito questo cavalierato. Allora, in poche parole, il cavalierato non esisteva più, Ludovico. Allora, gli hanno dato una cosa che non esisteva.
E non si può dare cose che non esistano, no? Perché non e si poi può lui contro, era... contro gli statuti. Lui per la Chiesa era un assassino. Sì, era... Chiunque lo poteva uccidere. E com'è che sono riusciti a farlo cavaliere? C'era un bando capitolare, perché sai, era coinvolto in questa rissa, come sanno tutti i suoi ascoltatori, e poi, era poi durante questa rissa fu ferito l'antagonista, diciamo, questo Ranuccio Tomasoni, che morì poco giorni dopo. Caravaggio fuggì per Napoli, c'era questo bando capitolare, un po' ricordo il suo bellissimo Project Wanted, no? Caravaggio era proprio lui, era Wanted. E a Napoli, lavorò a Napoli come fuggitivo da Roma, perché le giurisdizioni erano differenti, e poi lui da Napoli verso giugno, May-June del 1607, salpò sulle galere dell'ordine per Malta. E la bellezza di questa storia è che i cavalieri dovevano farlo arrestare, no? E mandare al Papa, perché sai, il Papa era il capo supremo, il capo dell'ordine era il Gran Maestro, ma poi il leader supremo, per usare questo termine, era proprio il Papa da cui Caravaggio fuggiva. Allora c'era questa... Che ottiene la dispensa papale. Sì, quindi sì, da una parte poi... c'è l'ordine di ucciderlo a vista, e lo stesso Papa gli dà la dispensa papale per farlo diventare cavaliere. Sì, l'ordine di apprenderlo, diciamo, di catturarlo, forse non di proprio ucciderlo, no? ma di catturarlo sicuramente, perché... Cioè, e poi c'era questa bellissima cosa, che quando venì a Malta, diciamo la verità, che c'era un arrangiamento, è chiaro, che il papato sapeva quello che si stava succedendo, è anche chiaro quello che il papato sapeva, Roma sapeva che era a Napoli che stava dipingendo anche per la Chiesa, è anche chiaro che c'era... c'è una bellissima lettera che si dice ed ora si negozia per Michele, che si stanno negoziando per lui, è anche chiaro, è un po' di diplomazia, no? Forse anche una diplomazia molto astuta, che possiamo usare questa terminologia. Ma quando poi venne a Malta, il Gran Maestro, vedendo le sue opere, vedendo il ritratto del Gran Maestro stesso, il ritratto di Wignacourt, che sta al Louvre, vedendo un San Gerolamo che è ancora qua a Malta, nella cattedrale di San Giovanni, hanno deciso di farlo cavaliere, ma non si poteva farlo cavaliere perché lui aveva commesso in rissa omicidio e il cavalierato non esisteva. E per questo, come hai detto te, loro avevano bisogno proprio di una dispensa dal Papa da cui Caravaggio fuggiva. E questa è una cosa meravigliosa. Primo è che i cavalieri di Malta hanno chiesto un cavalierato per un artista. Nel 1607, nel 2020. Meno male che non esistevano i social a quel tempo. Si sarebbe dimesso subito. Ma poi questa diventò anche un po' una, come in italiano come si dice, diventò una cosa molto fashionable, no? Che artisti sono poi diventati cavalieri, non solo cavalieri di rango di Malta, ma cavalieri di Cristo, cavalieri di altri cavalierati, ma il cavalierato di Malta era proprio militare, doveva... vestirsi infatti tu lo hai ricordo una tua bella lezione, lo hai chiamato il doppio fuggitivo, sì, un invito vostro a Palermo era quello. Sì,
per Caravaggio 400. Sì, questa è anche bella la storia, perché fu doppio fuggitivo, perché quando poi qua, quando si die, il Papa ha dato questa bando, no, dispensa per farlo diventare cavaliere, non era una dispensa dell'obbligo di Roma, no? Dal bando capitolare di Roma. Allora era ancora fuggitivo da Roma. Questo poi, la storia è che quando qua a Malta nel 1608, verso agosto del 1608, fu coinvolto una rissa, poi si hanno sparato, hanno ferito un cavaliere piemontese, un certo, con un bellissimo nome, no? Giovanni Rodomonte Roerio, conte della Vezza di Asti. Questo fu ferito, e il primo che hanno arrestato fu proprio Caravaggio, una rissa in una casa a Valletta, fu arrestato, messo in carcere e poi fuggì per venire da voi, no? Per venire. Poi una fortezza quella di Malta non indifferente, quindi per fuggire, una fortezza propria, deve avere un complice, giusto? Sì, che c'era un arrangiamento, ma era chiaro. Ma poi la difficoltà era, prima di tutto, uscire dalla fortezza, questa fortezza di San Angelo, che sta proprio nel porto di Malta, ma poi da Malta arrivare in Sicilia non si può camminare, no? Si deve avere una barca, prendere una barca, si deve prendere dei rematori, ci deve essere un padrone che non so, si deve essere pagato, non lo so, nessuno fa queste cose gratis, sai? Ma era anche pericoloso, perché sappiamo da diversi altri, diciamo la verità, non era il primo che si è fuggito da Malta, come ovviamente non ci sono tanti, c'era un meccanismo per far fuggire gente dalla Sicilia, da Malta, c'era questo underground, no? C'erano gli scafisti. Ecco, c'era sicuramente il contrabbando, no? Allora c'era questo underground, che è una cosa che sto ricercando adesso, tentando di entrare un po' in questa cosa tentare di capire, ma come può uno che sia carcerato organizzare questa cosa? E la cosa più bella, più meravigliosa è che il primo approdo fu forse a Ragusa, non si sa, ma poi a Siracusa. E là il Senato di Siracusa aveva un doppio fuggitivo, fuggitivo da Roma, fuggitivo da Malta. Allora loro avevano questa bella scelta, no? A prenderlo. Cosa ne facciamo? O mandarlo a Roma. No, quello che hanno fatto è l'hanno preso la tela più grande che hanno trovato e commissionato il Berio, no? Sepoltura di Santa Lucia, che è uno dei quadri più potenti che ha dipinto Caravaggio, dipinge la teologia, no? Un quadro di una potenza spirituale che mai, penso, nella storia siracusana è stato avvicinato. E anche se entriamo nella mente psicologicamente, no? nel contesto di Caravaggio, uno che aveva tutto, no? Perché qua a Malta era cavaliere, si vestiva da cavaliere, aveva, in inglese si diciamo he had it all, no? Aveva tutto. And then he threw it up in the air, ha proprio buttato tutto in aria. Allora, perché questo, Kit? Secondo te perché questa smania di voler, perché lui poteva nascondersi e vivere tranquillamente tutta la vita
o a Malta o in un'altra città? Sì, guarda, prima di tutto penso, ma non penso, sono sicuro adesso, non sono sicuro, ma un'ipotesi, che quando da Napoli ha fatto la scelta di venire a Malta, no, sicuramente non pensava mai di diventare cavaliere, non pensava mai poi di essere coinvolto in una rissa, poi di fuggire. Allora penso che quando verso maggio o giugno del 1607 era a Napoli, c'era questa occasione di venire a Malta con le galere dell'ordine. Lui sicuramente ha detto ai suoi amici: ci vediamo fra un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non ci vediamo fra quattro anni, non lo so. È venuto a Malta per, ironicamente, per essere più vicino a Roma, non geograficamente ma politicamente. Qualcuno a Napoli li avrà convinto, no? li ha detto che guarda, se il tramite per entrare, ritornare verso della Roma papale è più forse facile tentare coi cavalieri. E la storia è che si sarebbe riuscito a fare questa cosa, perché un anno dopo lui proprio fu insignito, no? Si dice insignito, fu sì. Investito come cavaliere di Malta. Poi succede questa cosa, e se lui non fosse coinvolto in questa rissa, non avrebbe mai venuto in Sicilia, no? Perché è venuto in Sicilia come doppio fuggitivo da Malta, fuggitivo da Roma. La parte, la storia siracusana di Caravaggio è proprio una storia affascinante, perché non sappiamo proprio niente. Abbiamo il quadro. Una domanda sulla produzione, per arrivare poi in un altro argomento nel dettaglio. Le opere di Caravaggio non sono tantissime per un artista di questa portata e di questa velocità, perché lui era, ricordiamo a chi ci sta ascoltando, aveva una grande dote che non faceva schizzi, cioè lui subito dipingeva immediatamente, con più o meno tecniche, perché anche la nostra amica Roberta Lapucci ricordo che ha fatto vedere quell'ipotesi della camera oscura per poter accelerare la bozza, perché non è che significa che avendo la camera, questa specie di camera oscura, sai dipingere, hai le linee madri, poi devi essere bravo, perché sennò non fai niente. E quello che ti volevo chiedere è proprio questo. È sempre un'ipotesi, questa è un'ipotesi, certamente, nel campo delle ipotesi. Ecco. Quello che ti volevo chiedere era proprio questo. Come mai non si trovano le altre opere di Caravaggio, anche se ogni tanto ne spunta qualcuna che c'è? Ogni tanto, ogni due ore. Battito infinito. Sì, ogni due ore, Ludovico, ogni tre ore ricevo un mail con un nuovo. Ho un Caravaggio, no? No, guarda, è veramente quello che dice, è proprio azzeccato, no? Come mai? Abbiamo già i biografi che ci dicono che he was fast, lui lavorava con prestezza, velocità. Ma poi ci dicono anche che poi andava per settimane senza lavorare. Allora abbiamo questa idea di un carattere che non stava sempre nel suo studio, nel suo workshop. Di questo non si sa, ma il più grande mistero è: dove sono i quadri dei suoi primi, del primo periodo? Se i primi quadri, sai, il ragazzo morso da Ramarro, il boy peeling a fruit, opera molto controversiale, ma questi opere di giovani che hanno questi frutti, questi still life, nature morte, che
Diciamo che siano stati dipinti fra il 1592 e forse il 1095, non si sa, perché sai, diversi ricercatori dicono, ma non si sa, diciamo 1595. Non ci sono dati certi. Sì, ma sono di un artista di 24 anni, 22 anni, 23 anni, mentre su altri artisti abbiamo i quadri giovanili, abbiamo i biografi di Caravaggio che ci dicono, guarda, lui dipingeva teste e faceva tre al giorno. Allora, se uno fa teste e fa tre al giorno, diciamo, e se lavora per cinque giorni, fa i 15 alla settimana, un mese fa i 40, in un anno c'hai cioè 400. Ma dove sono questi ritratti? Ovviamente adesso c'è questo craze, no? Questa mania di trovare queste opere, queste teste, e non avendo i documenti, non avendo opere firmate, non avendo proprio riscontri che noi possiamo considerare proprio riscontri, che certo. Uno, allora è difficile accettarle, ma sicuramente ci sono una decina che sono interessanti, e forse fra 20 anni, 50 anni, questi entreranno nel corpus di Caravaggio. Vediamo, perché la ricerca su Caravaggio è ancora giovanile, è aperta, infatti. È cominciata, è più giovane di 100 anni, è proprio quasi 100 anni fa, nel 1920, che veramente si è state forzate queste ricerche su Caravaggio, solo dopo gli anni 50, con Roberto Longhi, Dennis Mann, che si sono poi veramente il corpus di Caravaggio sta. E poi negli anni 90, con le ricerche scientifiche, si è proprio costruito questo corpus. Adesso c'è chi vuole aprirlo tanto verso i quadri giovanili che non riusciamo a trovare. Sai, ci dovrebbe essere, ma non li troviamo. I quadri che ha dipinto a Milano, prima di andare a Roma, dove sono? Non si sa, i quadri che ha dipinto per strada a Roma. Lui li vendeva proprio per avere pochi soldi e poter mangiare, ecco, ricordiamoci. Esatto. Era normale per un artista venderla, ma anche scambiarla. E poi ci sono quadri inventoriati, sappiamo che li ha dipinti, abbiamo gli inventari, ma... Solo firmato. Sì, e poi ci sono purtroppo la causa della tua vita, no? Di ritrovare quello che sono stati rubati, no? Rubati. Allora, sì, e il mistero Caravaggio è grande, no? Fra tutte queste opere, qual è il tuo prediletto? Ma sono pregiudicato, no? Dico ai miei oggettivamente i quadri più importanti a Roma sono la conversazione di Saulo, no? The Conversion of Paul, la chiamata di Matteo, no? Non essere furbo, non fare il diplomatico. Allora, quale città si trovano le opere di ovviamente i più potenti, che forse non sono i più decorativi, no? Non sono i più belli, è la decollazione del Battista, che è la più grande, e c'è la risurrezione di Lazzaro di Messina, che è un quadro meraviglioso, no? Un quadro che ti dà i brividi, no? Dico ai miei studenti, agli amici, che quando stai di fronte a un quadro che proprio ti dà... Salutiamo, perché so che sono collegati, quindi li salutiamo. Domani come gli ho detto stamattina, sono fortunati ad averti come docente. Ecco, dobbiamo sentire la loro versione. Poi magari farò un'esplorazione. Stavi dicendo proprio questa forza della decollazione. Sì, c'è la forza della decollazione, una forza che nei quadri
adesso quasi il pregiudizio è così, perché quando abbiamo cominciato a veramente nel fine anni 90 con colleghi napoletani, ma anche con colleghi siciliani, a studiare il periodo tardo di Caravaggio, è uscito tutta la sua forza, la sua forza spirituale, la forza, la potenza del pennello, delle opere tardi, no? C'è il chiaroscuro del periodo romano, ma è un chiaroscuro differente. Ci sono i personaggi, ma sono personaggi differenti. C'è una potenza che ti succhia dentro, il quadro non esce verso di te, ma ti succhia dentro, quadri che proprio ti fanno venire i brividi. Messina, no? L'isolazione di Lazzaro, Sicilia, Siracusa, the Burial of St. Lucy, Malta, decollazione del Battista, Napoli, il martirio di Sant'Ursola, l'ultimo qua. Anche le sette opere di misericordia. Le sette opere delle misericordie, ma proprio il martirio di Sant'Ursola è un quadro, uno dei quadri più potenti dipinti nella storia dell'arte napoletana. Io ti volevo chiedere un parere su Messina, sì, su Caravaggio proprio messinese. Sì. Le due opere, l'adorazione dei magi e la resurrezione di Lazzaro. Dei shepherds, l'adorazione dei pastori. Dei pastori, sì, sì. Dei pastori. E la risurrezione di Lazzaro. Due quadri diametralmente opposti. Opposti, sai, ma questo non mi fa sorprendere. Hai fatto questo te lo voglio dire perché voglio portarti poi a un altro concetto. Sì, perché anche l'opera, quella di Palermo. Sì, sì. La quinta parete. Non so dove mi stai. Andiamo a Messina, che poi andiamo a Palermo. Sei furbo. Anche se vedi qua di Amanza, se vedi il San Gerolamo, per esempio, che sta in cattedrale, un quadro molto solito. Tranquillo. Sì. Ma anche tranquillo, sì, è vero, molto tranquillo come scena. Ma come tecnica è molto solidly painted, c'è tanto anche di pittura, tanto lavoro, ma poi se vedi la decollazione che sta di fronte è un quadro che proprio Bellori scrive su di lui. Caravaggio si applicò con tutta la sua fierezza e lasciò l'imprimatura visibile, che proprio questa è una cosa è meravigliosa. Se vedi l'imprimatura del quadro che esce e che proprio ti succhia dentro, e vedi la stessa cosa nell'altro quadro che penso fu dipinto a Malta, che è l'Annunziazione della Vergine, che sta a Nancy, che ha dipinto per il Duca di Lorena, un quadro sciupato, purtroppo, come il quadro di Santa Lucia, che è un po' sciupato, ma che ha questa leggerezza che troviamo nel Lazzaro, ma forse nel quadro che sta proprio di fronte. Esatto. Peccato che non ho mai visto il quadro di Palermo, ma il quadro di Palermo... Non disperiamo. Sì, doveva, è composizionalmente uno anche quello, il quadro dei più potenti. E anche come si muove Caravaggio in Siracusa, in Sicilia, si muove da Siracusa a Messina, da Messina a Palermo, quando sappiamo, perché ci dicono i biografi, che lui era un po' anche aveva paura dei cavalieri, ci dicono che dormiva con un dagger, no, un coltello sotto una daga, sì, una spada, pugnale. Sì, e questo è Niccolò di Giacomo che ha commissionato da lui, da Messina, quattro opere della Passione di Cristo, dice che ha un cervello stravolto.
Esatto. Ha un cervello stravolto, che è uno che ha dipinto il Raising of Lazarus. Questo pittore ha il cervello stravolto. La risurrezione di Lazzaro è anche quella teologia, no? È un quadro che uno può stare per 4 ore. Io dico ai miei studenti, sai, c'è questa idea di andare a mangiare con slow food, che fai calmo, no? Io gli dico, fate slow art. Quando andate in museo, quando ecco, è la risurrezione di Lazzaro. È proprio un quadro dove uno deve stare là per 2 ore di fronte al quadro per tentare di capire cosa ha fatto questo uomo che single-handedly, no, da solo ha cambiato la storia dell'arte. Non erano painting, ma lui, e non ci sono tanti episodi nella storia dell'arte dove un solo artista ha dato un impatto così potente, no? E per questo è così grande, per questo. Anche perché Kit, credo che la conoscenza di Caravaggio, dei Vangeli e delle Sacre Scritture è evidente in tutte le opere, malgrado lui utilizzasse prostitute, galeotti, tutto quanto. E questo si deve al cardinale Borromeo, giusto? Sì, guarda, sì, questo si deve alla sua formazione, si deve a Roma, ma si deve anche a Milano, alla sua proprio propensità. Ci sono tanti iscritti, no? Ci sono tanti studiosi che hanno ingaggiato, no? sulla sua tematica. Per esempio, uno dei più profondi, uno dei più bei quadri è quello della Cappella Cerasi, no? del San Simile del Popolo, e la Conversazione di Saul, o Paolo, no? che è proprio un quadro che riconvolge, si dice, no? L'iconografia di questa narrativa, un quadro potentissimo dove lui gioca con la luce spirituale, no? non la luce che proprio dalle ombre e le luci, ma non so se uno si può contare, no? su una mano quadri che fanno questa interpretazione della luce spirituale meglio o alla pari di quel quadro. Correggimi se sbaglio, lui credo che sia il primo a cambiare la luce di un quadro dove i personaggi emettono luce perché sono figli di Dio, quindi sono, diciamo, delle emanazioni. Sì, o se non è matematicamente il primo, è quello che ha proprio usato ripetutamente e su un livello così spiritualmente potente, no? Mentre poi veniamo al titolo che hai scelto per questo discorso, che lui era un otorino che la sera andava in giro nei bar, che aveva questo fascino per Arms, no? Per portare la spada, ma anche a Malta vediamo che ha portato un pistola a scopo, no? E era anche arrogante, no? Abbiamo queste bellissime storie dall'archivio di Stato romano, dove in un certo punto lui gli sbirri li stavano arrestando e lui proprio he taunts them, no? Gli dice arrestatemi, intanto domani sarò uomo libero. Sai, questo sbirro va dal magistrato, dice ma non si può avere un personaggio così, no? Che proprio lui quasi ci insulta, no? He challenges us, no? per arrestarlo. Molto, molto, lo abbiamo anche trattato in quel convegno che tu hai citato poc'anzi, quando siamo stati all'Ars tutti quanti per Caravaggio 400, dove io ho voluto un farmacista. Perché ho chiesto, è possibile
che i pigmenti che lui usava, che non si lavava le mani, che li scioglieva con la bocca, essendo dei metalli pesanti, potevano creare questa follia. E da lì è venuto fuori che effettivamente sono metalli contaminanti e creano questo. E nell'autoritratto si vede che lui ha i denti allargati, che è un'altra patologia causata da questi metalli pesanti. Sai, sicuramente problemi di cause di servizio. Sicuramente era un personaggio che sapeva quanto era potente il suo pennello, no? L'invenzione, perché come abiltà disegnativa non era forse il migliore, come invenzione, poi l'arte più invenzione che virtuosità, no? Come invenzione lui sapeva, lui era a conoscenza di quello che si stava e questa gli ha dato diciamo un'arroganza forse che i documenti, specialmente i documenti dell'archivio di Stato, ci fanno vedere che lui aveva questa arroganza, anche perché i cardinali lo proteggevano. Se uno è uomo del ministro, fa in mezzo alla strada e comincia a fare, e poi l'arrestano, il ministro chiama il magistrato e lo fanno uscire l'indomani, ma si è fatto questo perché io questo gran maestro maltese Wignacourt era proprio un gran maestro austero, non era uno è chiaro dai documenti che abbiamo, non era uno che facilmente poteva muoversi di qua o di là, e il fatto che lui è stato convinto, no, di scrivere al Papa per chiedere dispensa, due dispense, non una perché aveva commesso un omicidio, l'altra perché il cavalierato non esisteva più, è una cosa che non era facile. Lui anzi dice nella lettera del dicembre del 1607, scrive al Papa dicendo: per non perderlo, io faccio questo per non perderlo. Solo per questa volta, soltanto. Sai, è questa una cosa che veramente ci dà luce molto bella. Anche quando uno legge, quando l'hanno fatto cavaliere, c'è un'orazione, sai, come si fa oggi nell'ambito universitario, non è, uno fa l'orazione, okay. E nell'orazione è chiaro che loro dicono, che i cavalieri dicono, che adesso non avremo envies, come si dice, non avremo envies, come si dice in italiano, come si dice, aiutami, noi saremo ai pari dei più grandi, dei più grandi artisti. E poi anche dicono, fanno questo paragon molto importante con l'antichità, dicono: adesso abbiamo il nostro Apelle, abbiamo Apelle, che era considerato Apelle il pittore, l'artista che era considerato l'artista più grande dell'antichità, quello che aveva dipinto Alessandro, Alexander the Great. Allora Wignacourt era come Alexander the Great, che aveva trovato il suo Apelle. E questo ci danno anche, per esempio, qua a Malta, quando ha dipinto il Cupido dormiente, che sta non così, ma un quadro così, ma non un quadro grande, che sta oggi al Pitti, il Cupido che dorme, sai, il Cupido, sì, l'angelo dell'amore, ma l'angelo dell'amore è Ludovico, quando dorme è più pericoloso, perché lui sta sempre a tramare nel sonno,
l'angelo dell'amore e trama. Anche se io preferisco di più l'amor vincitore, ecco. Sinceramente. Sì, ma un'opera... come moltiplicità di interpretazione, questo è Cupido dormiente che trama, che proprio dorme trama, a questi livelli, quando fu dipinto per Francesco de Lantella, che era toscano, fiorentino a Malta, cosa fa questo de Lantella? Lo manda a Firenze, perché? Ci abbiamo la lettera, lui lo manda a Firenze per farlo vedere ai poeti, così i poeti possono scrivere poesie sul quadro, un paragon, e mandare le poesie, così lui può leggere le poesie sulla mia gioia, si dice. Vi mando il mio Cupido che tengo come una gioia. E lui chiede a suo fratello di farlo vedere ai poeti, a Michelangelo Buonarroti, il giovane, non lo scultore, ma il giovane, il poeta, l'umanista, e per far congregare questi poeti, ma sai, questa è bellissima, quasi quasi anche oggi, se parliamo di queste cose oggi, uno dice ma è una cosa molto erudita, ma anche un paragone molto bello fra la pittura e la poesia, cos'è che ti dà più delizia, vedere, certo, un quadro, o sentire o leggere una poesia? E è ovvio che Caravaggio era coinvolto in questo contesto. Allora non era solo il contesto del bar, andare al bar e giocare le carte, forse litigare, risse non, ma era un contesto anche molto sofisticato di cardinali, di monsignori, ma anche di conoscenti molto, molto importanti, no? Abbiamo per esempio a Siracusa Vincenzo Mirabella, no? Il famoso antiquario, archeologo, se possiamo usare questa che lui stesso dice che ha portato Caravaggio in giro verso l'antichità di Siracusa, far vedere, a discutere l'orecchio di Dionisio, per esempio, che lui proprio sceglie e parla dell'orecchio di Dionisio. Ma quello è significante, che proprio Mirabella dice che si sono incontrati e si sono, e lui ha fatto da cicerone a farlo vedere, questo ci fa vedere che proprio il contesto non è solo di... Possiamo dire che ancora Caravaggio ha tanto da raccontare. Abbiamo un'altra vita, spero di... spero di là. Siamo fra 20 anni, 30 anni, che stiamo ancora parlando di quello che si deve fare. Senti, invece, per toccare, e questo è meraviglioso, perché mantiene vivo anche il confronto, perché tu sai quanto, ovviamente, ciascuno di noi ha la sua passione per Caravaggio, ha le sue, come dire, le sue nicchie che custodisce. Io sono molto provincialista, quindi dico Caravaggio è venuto a Palermo e ha fatto quell'opera, perché finché non mi si dice il contrario, ma il contrario scritto, non il contrario dedotto. È venuto a Palermo e ha fatto quell'opera non è stata fatta da altro, ecco, è andata. Diciamolo, perché è chiaro, perché quello che vogliono far credere sono delle supposizioni su argomenti, ma non c'è un dato certo. Io mi sono scontrato con un nostro caro amico, dove dico sì, tu dici una cosa che potrebbe essere, finché non trovi un documento non lo è. Quindi Caravaggio, anche perché è logico che Caravaggio... Guarda, l'ipotesi più probabile è quella più facile, come si dice, più reale, perché c'era Giannettino Doria. No, Giannettino Doria, ovviamente a Palermo gli poteva garantire il rientro sicuro a Roma. Che si e poi già che i biografi veri early stage, no? Ad un punto molto, molto... Infatti, non è che si sono inventati. Allora come facciamo? Si cambia tutta questa storia così.
Beh, infatti, per questo io ti volevo portare c'è tanto della natività, che è una quiete apparente e non è un periodo, ma è un suo modo di dipingere, che lui tranquillamente può switchare da un quadro di Lazzaro, Resurrezione di Lazzaro, esatto, all'adorazione. Sai, quando un artista così importante, così famoso, così affascinante, perché c'è tutto, no, nella sua storia, ci sono quadri potenti, ma poi c'è un omicidio, c'è un po' di sesso, prostitute, non lo so, c'è il cardinale, i cardinali, i cavalieri, c'è tutto, c'è la galera, c'è tutto, però diventa molto affascinante, ma poi quando uno ci sono dei buchi di cui non si sa, c'è tanto fiction, no? Allora uno comincia a fare un po' di fiction, no? Purtroppo il problema è che quando questo fiction, queste ipotesi, che uno continua a dire questa, diventa quasi fatto, no? Sì. E forse intoccabile. Ecco, e forse studenti che leggano, anche se sono studenti di università o fanno corsi di specializzazione, ma questo leggono un libro, queste cose che purtroppo sono, perché l'ipotesi si fa, è importante fare l'ipotesi, ma deve sempre presentarli come ipotesi. Esatto. No, infatti è proprio la mia teoria. Vanno bene tutte le ipotesi, ma ancora non c'è verità assoluta. Esatto. Quindi, finché non si prova il contrario, Caravaggio è venuto a Palermo e ha fatto quest'opera. Quindi, questo non lo tagliamo sicuramente. Io sono contento che tu lo dici, perché mi rincuoro. Sbandieravo contro prima di tutto, se vengo a Palermo, proprio mi... infatti mi mettete in galera. No, figurati. Ma ovviamente no. I palermitani sono con te, quindi tranquillo. Non... Un quadro dipinto a Palermo, purtroppo un quadro che non si sa dov'è, ma no, non penso che ci sono dubbi su. Sì, infatti. Invece un piccolo aneddoto, non so se te l'ho mai raccontato. Durante una ricerca d'archivio mi sono imbattuto in una eredità e ho le fotocopie di questa eredità di una famiglia nobile di Palermo, dove sai benissimo che il notaio camminava per casa e cominciava a scrivere un mobile, un quadro, e lì c'è scritto che ci sono due quadri di Caravaggio in questo lascito. E dice cosa sono? E purtroppo non dice cosa sono. Dice che ci sono due quadri di Caravaggio, ma la cosa strana è che poi in un secondo lascito non ci sono più. Non ci sono. Quindi sono spariti nel passaggio di un'eredità all'altro. Ma stiamo parlando del, se non ricordo male, 700-800. Sì. E ho queste fotocopie, dove è tutto ovviamente trascritto a mano, e che sarebbe interessante poter fare anche una ricerca. Ci sono due punti qua: o un originale aperto o quadri caravaggisti, perché poi nel 700, 800 erano scambiati, diciamo, come e questi abbiamo tanti esempi, ma è sempre interessante quello che dice Ludovico, quella fortuna critica, no? Dell'artista che si vede negli inventari, no? Che ci sono quadri che potrebbero essere di artisti, altri artisti. Vengono che vengono identificati su di lui. Se vengono attribuiti a lui, come per dire la verità, no? Per dire la verità, si attribuiscono quadri a Guido Reni, tutto Guercino, questi artisti super famosi venivano tutto buttato. Senti, un'ultima battuta e poi ti lascio e ci diamo un appuntamento per un futuro prossimo. Abbiamo avuto modo di parlarne proprio insieme anche ad altri colleghi del seppellimento di Santa Lucia, che è stato portato al mare. Fatto
abbiamo fatto sì. Adesso che è finito tutto, cosa ne pensi? Ah, sei cattivo. Lo so, lo devo essere. No, cosa insegniamo a sti ragazzi? Guarda, sì, adesso che è finito tutto, adesso che ho anche visto il footage della mostra, il problema del quadro di Siracusa è l'accessibilità. Rimane sempre l'accessibilità. Un quadro che è potente, uno dei più paurosamente potente del suo periodo tardi, uno dei miei favoriti, che purtroppo non è visto. Non è visto. Allora, per dare visibilità ad un quadro, sì, occasionalmente si deve farlo muovere. Adesso, quando il quadro è grande, tanto tanto grande, ci sono delle difficoltà, ma non voglio dire che adesso ho cambiato, sai, perché questo è anche bello dire, guarda, io ero contrario al suo movimento. Cambiare idea, certo. Ho cambiato idea, sai. Ma solo che purtroppo poi c'era il Covid, perché sai, un progetto bellissimo questo di Caravaggio Burri, era proprio un progetto molto bello che ha attirato, doveva attirare tante persone, poi con il Covid si è stata rovinata. Io sono uno di quelli che occasionalmente, se un quadro muove e se ci sono tutte le garanzie, allora sì, il quadro potrebbe muoversi, perché andare. Anche se a Santa Lucia, in Siracusa, non è così tanto visto o tanto visibile. Anche se Kit, per la grande mostra alle scuderie del Quirinale, da Malta non è arrivato nulla. No, non si dà qua. Guarda, lo posso dire, io non sono un grande fan dei nostri amici a San Giovanni, che proprio tengono. Peccato, perché era per esempio l'illuminazione del San Giovanni della Battista proprio non mi piace per niente, ma certo. Non posso dire, no? Un quadro come il San Gerolamo, sicuramente per le scuderie si doveva dare, per la mostra, grande mostra del Caravaggio, l'ultimo tempo a Capodimonte, a Caravaggio Final Years a Londra, si doveva dare. Ovviamente la decollazione, che è proprio un quadro che non come fa? Quella diventa veramente un'impresa. No, è un'impresa, perché sappiamo un'impresa quando si è portato negli anni 90 a Firenze, no? per farlo restaurato. C'è entrata la marina militare italiana per farlo uscire, per farlo, sai, non era una cosa facile, certo. Una cosa facile, ma, no? Perché mi hai stimolato in un argomento, il seppellimento di Santa Lucia, se non ricordo male, era messo, diciamo, un po' basso nel esposto, vero? Sì. Io purtroppo sono un grandissimo sostenitore nel dire che i quadri, specialmente le pale d'altare, devono essere messe alti, perché quella è la loro posizione, giusto? Specialmente la sepolazione di Santa Lucia, perché lui ha fatto quei due manigoldi grandi come repoussoir, che buttano proprio la figura, la spostano, e quando cambi la relazione con lo spettatore diventa differente. Adesso, quando lo fai alto, uno vede proprio la costruzione che l'artista voleva vedere, ma poi la togli l'opportunità a chi lo vuole vedere dal vicino. Allora la soluzione, penso io, che dovrebbe essere che sì, si lascia alto. È una passerella.
che occasionalmente, una volta ogni sei mesi, si dà l'occasione con un tipo di scaffolding, non lo so, a persone che chi vuole vederlo da vicino lo vede da vicino. Uno studioso, perché sì, è questo dove... che lo vede vicino, che vede l'imperfezione della mano, l'imperfezione della spalla, ma non credo che sia quello il messaggio. Sì, ma sai, la tecnica esecutiva è anche importante, certo, per chi va in museo. Dico, per gli addetti ai lavori. Sì, ma anche al pubblico in generale. Io penso che si deve dare tanta enfasi anche su capire la tecnica esecutiva del dipinto o di una statua. E così dà l'occasione di vedere qualcosa da vicino. Adesso sì, con tutta la sicurezza che c'è. L'ultimissima domanda, promesso. Ma il San Gerolamo è sempre davanti la decollazione? Adesso l'hanno tolta proprio un mese fa, sta in una... Meno male. Da 10 anni, da 20 anni che parliamo di questo. Che ricordiamo, questa è un'opera che è stata rubata e ritrovata grazie anche al nostro carissimo Padre Mario, Mario Sezzerafa, che salutiamo. Il nostro amico. Ha visto di persona il quadro di Palermo. Lui ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo. Non aveva uno smartphone per fare la foto. Ancora mi racconta all'età di 92 anni la storia, com'è di manifattura il quadro. Lui l'ha visto quando aveva 19, 18 anni. Ho 18 anni. Certo. Va bene, Kit, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Per Caravaggio facciamo. L'ho fatto per Caravaggio. Spero prestissimo di averti ospite a Palermo, così finalmente possiamo, fare un incontro dal vivo. E rifare questa per il 500esimo, no? Non prendere impegni. Ciao, grazie. Ciao, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao.